Ciao a tutte, bentornate sul canale. Dunque, credo che sia la prima volta che vedete questa inquadratura. Sono sistemata davanti al mio piccolo angolino del make-up e quindi niente, spero che vi piaccia, è un posto della casa abbastanza tranquillo, spero che l'illuminazione vada bene, quindi eventualmente fatemi sapere per i prossimi video. Dunque, ho un aspetto totalmente disastrato. Sono appena tornata a casa dal lavoro e sono esausta. Dovevo appunto mettermi in doccia e così via, però ho pensato di farvi prima il video dedicato ai prodotti finiti, perché ne ho veramente una marea. Sono tutti qua dentro, questo beauty case stracolmo, non so se lo vedete da qua sopra, che è veramente pienissimo. E mi sono detta, qui se non faccio questo video non butto più niente. Sto tenendo le cose da troppo tempo, nel frattempo ne sto finendo delle altre, quindi incominciamo, perché sarà un video lunghissimo. Su alcuni prodotti mi soffermerò un po' di più, su alcuni meno, ve li farò vedere così en passant, si dice. E quindi niente, incominciamo subito. Dunque, primo prodotto è un bagno schiuma della Perlier al sandalo di cashmere. L'ho comprato solamente perché l'ho trovato in offerta e cercavo proprio questa profumazione. Mi ricorda tantissimo la mia adolescenza, perché ho passato tanti anni ad utilizzare appunto questo prodotto all'epoca. Me ne ero innamorata e l'ho voluto riprendere, anche se in realtà la profumazione è buonissima, ma poi non è che porti questo gran giovamento alla pelle, non è che la nutre o la idrata particolarmente. Di conseguenza l'ho voluto prendere, riprendere un po' come ricordo, ma alla fine adesso per un po' non lo ricomprerò. Questo è un boccettone da 500 ml, non so se lo riuscite a vedere, questo è l'inci. Poi ho finito il solvente senza acetone della Parisienne. Questo è uno di quelli classici, di solito c'è quello col tappino rosso che è comunque solvente con acetone. Io ho voluto prendere questo, toglie abbastanza bene lo smalto, ovviamente non come l'altro, però almeno non disidrata e non rovina tantissimo le unghie. Non mi ha colpito particolarmente, ma diciamo che ecco, questi quando li trovo in offerta, l'importante è che sia un solvente senza acetone, quello che mi capita prendo. Poi ho finito queste salviettine struccanti della B&B, sono delle salviettine in tessuto biodegradabile e non contengono ingredienti schifosi, ecco, le ho volute provare proprio per questo. Mi sono piaciute per il fatto che comunque contengono degli ingredienti di origine biologica, aggrediscono la pelle, non fanno bruciare tantissimo gli occhi, però ecco, non mi sono sufficienti comunque per andare a rimuovere il trucco. Ho girato, non so se lo vedrete mai, un video in cui mi strucco con voi. Sono ancora indecisa se caricarlo oppure no, e dunque ve ne parlo un po' meglio, lì le vedete all'opera, adesso vedremo se lo caricherò oppure no. Poi ho finito, ho provato un campioncino di uno shampoo delicatissimo per la cute sensibile, derivato da zucchero e cocco della Derde, un campioncino che mi è stato dato in erboristeria perché comunque io ho un problema di cute secca che produce una forfora molto fastidiosa. I prodotti antiforfora sono troppo aggressivi, mi aggrediscono ancora di più la cute e mi peggiorano il problema, e quindi mi è stato dato questo da provare. Mi è piaciuto tanto perché comunque mi ha tenuto i capelli puliti, leggeri, e aveva anche un buon profumo. Comunque mi ha tenuto i capelli puliti, leggeri per qualche giorno, anche se io di solito dopo 2 o 3 giorni in ogni caso vado a rilavarli, e mi è piaciuto perché non mi ha tenuto a bada molto la forfora. Adesso vedo, non so se lo comprerò perché ho altre cose da finire, ma comunque mi ha incuriosito. Poi ho finito l'olio di cocco che uso per struccarmi.
questo è l'olio di cocco di Alchemilla, non è per utilizzo alimentare ma solo cosmetico, contiene 200 ml, l'avevo pagato all'incirca 10 euro. Questo lo faccio fuori come niente perché lo utilizzo come impacco per i capelli, lo utilizzo tantissimo per struccarmi e quindi sì, mi è piaciuto, mi aspettavo che avesse un profumo di cocco molto più forte, in realtà questo era quasi inodore, ma forse rispecchia molto la sua naturalità, ecco, naturalezza. Niente, qui dice super abbronzante e idratante, ma io non lo utilizzerei mai sulla pelle sotto il sole, assolutamente. Poi ho finito un correttore, non ho fatto molta fatica a finirlo perché comunque ce n'era veramente poco. Questo di Deborah l'avevo preso proprio perché mi trovavo in un momento in cui mi mancava un correttore illuminante, mi sono trovata benissimo perché comunque era il colore giusto per illuminare le mie occhiaie, non so se lo riuscite a vedere da qui, ovviamente non potrei utilizzare solo questo senza il correttore arancione, ma questo mi è piaciuto perché comunque si fissava bene e non finiva nelle pieghette neanche in questi giorni in cui comunque si inizia a sudare, le giornate sono più calde. Non credo che lo ricomprerò, però dovessi passarci davanti e ne volessi prendere uno magari come scorta, lo riacquisterei. Poi ho finito, vabbè, tantissimi dischetti di cotone, diversi pacchi di cui non vi parlo più, sono sempre i soliti, i miei preferiti. C'è ancora uno all'interno, bene. I miei preferiti, che sono di fiori di magnolia, si trovano a Eurospin, costano pochissimo e sono ottimi perché sono veramente ben cuciti, ben rifiniti, quindi questi ve li faccio vedere sempre, non mi soffermo più. Ho finito il fondotinta Made to Last di Pupa, di questo vi ho già parlato diverse volte perché comunque è stato il fondotinta che ho utilizzato sempre in quest'ultimo periodo, vi avevo fatto anche un post dedicato sul blog ed era anche finito tra i miei prodotti preferiti per la base del 2014, quindi non mi soffermo, se volete vi potete andare a vedere i video precedenti o eventualmente il post sul blog, ma ve ne ho già parlato, mi piace, lo ricomprerei, ma magari verso l'autunno perché per l'estate voglio utilizzare qualcosa possibilmente di minerale. Altri dischetti che avevo preso quando ero disperata perché avevo finito quelli di fiori di magnolia sono di Modus, non mi sono piaciuti per niente e non li ricomprerò, oltretutto hanno un prezzo allucinante. Poi ho finito questa maschera al fango che mi avevano regalato al Cosmoprof, è una maschera della, non mi ricordo mai come si chiamano, c'è scritto da qualche parte, Montagne Jeunesse, possibile, il nome l'ho ritagliato qua, non si vede, ma mi sembra di sì. Praticamente è per pelli normali, grasse nella zona T. All'interno dovrebbe essere contenuto il quantitativo per un'applicazione sola, ma secondo me ce n'è anche per due, anche perché a me non piace fare un pastone esagerato. Bisogna, per applicarla, bisogna inumidire leggermente il viso, applicarla, lasciarla in posa 15-20 minuti, si secca tantissimo, quindi se avete la pelle già tendente al secco non ve la consiglio assolutamente, e poi sciacquare. Purifica bene per chi ha la pelle oleosa e grassa e comunque ha anche degli ingredienti, per quanto me ne capisco io, abbastanza buoni. Poi ho finito, questo già l'ho finito da un sacco di tempo, è un olio idratante per il viso 100% organico della Light. Questo me l'aveva mandato un'azienda italiana che rivende questo brand, l'azienda è la Cemon. E niente, è un olio molto denso che aveva un buonissimo profumo di calendula, idratante, contiene 30 ml di prodotto e costa 37 euro. Per carità, molto buono, però su di me che una pelle grassa e oleosa non era l'ideale. Io lo utilizzavo semplicemente la sera, non durante il giorno, di modo che si potesse assorbire bene durante la notte, e ne utilizzavo veramente poche goccette, infatti ci ho messo tantissimo a finirlo.
Mi è piaciuto, ma non lo ricomprerò perché comunque non è il prodotto ideale per me, non vado a spendere quasi 40 euro per un prodotto del genere. In ogni caso, se avete la pelle molto secca, dateci un occhio perché comunque è veramente un olio completamente naturale. Il peccato è che ha una scadenza molto molto breve e quindi dubito che si riesca a far fuori un olio utilizzandone pochissime gocce sul viso perché veramente basta pochissimo prodotto. In ogni caso, interessante, mi ha fatto piacere provarlo, ma non credo che lo ricomprerò, ma più che altro perché non è la tipologia di prodotto che va bene per me. Poi ho finito, iniziamo con l'Ash, un detergente per il viso, questa è Erba Libera o Herbalism. Credo di avervene già parlato diverse volte, è un detergente per viso e corpo, spazza via impurità e brufoli con ortica e rosmarino, calma la pelle arrossata ed esfolia delicatamente con mandorle e crosca di riso. Ovviamente è finito, quindi non ve lo posso far vedere, ma aveva una consistenza abbastanza pastosa. Come gli altri detergenti di Lush, bisogna staccarlo un pezzettino, bagnarlo con l'acqua e poi massaggiarlo bene sulla pelle. Pulisce benissimo, deterge molto bene. Il profumo non è paradisiaco, ma molto erboso, ma anche perché proprio all'interno sono contenute veramente diverse erbe. Ha una colorazione verde, quindi se vi capita di passare da Lush lo trovate sicuramente. Niente, quello che mi è piaciuto è che questi pezzettini di mandorle dolci che ci sono all'interno, oltre che poi andare a pulire e detergere, creano un piccolissimo, leggerissimo scrub sulla pelle. Questo vasettino comunque lo terrò perché una volta che ne avrò raggiunti 5, mi manca poco perché sto finendo altri prodotti, li riporto da Lush e come sapete, ve lo dico spesso, ogni 5 prodotti vi regalano una maschera fresca per il viso. A proposito di maschere fresche per il viso, ho finito la Settimo Cielo. Tirala fuori dal frigo, applicala sul viso evitando gli occhi. Dopo 5-10 minuti rimuovila con acqua tiepida, usatela per mantenere la pace con la vostra pelle. Dunque, questa è una maschera che serviva a rigenerare la pelle stanca e stressata e mi era stata consigliata anche perché era un periodo che io facevo un'azione molto aggressiva per andare a purificare la mia pelle. Contiene 7 erbe della medicina ayurvedica, frutta fresca e miele, purifica, idrata, stimola, decongestiona ed esfoglia via la brutta cera per ritrovare luce e vitalità. Mi è piaciuta tantissimo. Quello che mi è piaciuto è che conservandola nel frigo, quando poi la si applica, dà immediatamente una sensazione di freschezza. Mi sembra che tonifichi molto bene la pelle. Non sono riuscita a rispettare la scadenza, nel senso che queste maschere fresche per il viso hanno proprio, essendo fresche, una scadenza brevissima di un mese e bisognerebbe per terminarla utilizzarla 2 volte alla settimana. Era la prima maschera fresca che utilizzavo, l'ho utilizzata una volta alla settimana e non sono riuscita a terminarla dentro la scadenza, nella scadenza. In ogni caso l'ho portata avanti ancora per un po', non si è alterato il profumo, non si è alterata la consistenza e mi è andata bene anche per quelle 2 o 3 volte successive. L'unica cosa che non mi era piaciuta tanto era il profumo perché c'è ancora questo odore, non so, aveva un odore strano. Non vorrei dire di rancido, ma quasi di sporco, ma era proprio la profumazione, non è che fosse andata male, ma era proprio la sua profumazione dovuta alle erbe che contiene all'interno. Altro prodotto di Lush che ho finito è uno scrub doccia Rub Rub Rub, il famosissimo Tolo 13. Vi ho fatto una speed review dedicata negli ultimi video, la trovate. È un prodotto appunto per il corpo scrubbante, ma è fantastico anche e soprattutto come shampoo volumizzante per i capelli. Io ho i capelli molto pesanti che tendono a ingrassarsi, rimangono inchiappati alla testa e ho trovato questo prodotto favoloso. Quando li lavo con questo, magari anche abbinato a un altro shampoo, mi rimangono i capelli mossi, voluminosi, leggeri come nient'altro, come con nient'altro. Questo l'avevo comprato io, insieme forse a una scatola di quelle che ogni tanto Lush fa, mette insieme 2 o 3 prodotti. L'avevo preso un po' così per curiosità e poi Deborah, Denise e Gaia me l'hanno regalato per il mio compleanno nel formato più grande. Anche questo va con i barattolini che devono tornare da Lush.
Poi, sempre di Lush, ho finito l'oro di Colombo, cioè una bomba da bagno, forse vi ho messo una foto su Instagram, era una bomba da bagno in edizione limitata per Pasqua, tempestata di glitter dorati, che profumava di non si mangia, quindi di miele. Mi è piaciuta tantissimo, devo fare scorta se le trovo ancora. E la cosa bella è che comunque non è che uscite dalla doccia che siete pieni di glitter dorati, ma sembra quasi che questi glitter si disperdano un po' nell'acqua. Poi un'altra bomba da bagno che ho finito è la Think Pink, che mi è stata riregalata per il mio compleanno. Questa l'avevo utilizzata per chemise. Praticamente fa diventare l'acqua fucsia, è una pallina rosa con incastonate sopra tre fiorellini, la si butta nell'acqua, fa diventare l'acqua rosa fucsia piena di cuoricini, cioè il fondo della vasca da bagno si riempie di cuoricini ed è veramente stupenda. Poi ho finito Notti Magiche, che è una bomba da bagno alla lavanda. Questa è bianca con qualche puntino violaceo, l'ho buttata nell'acqua e trasforma l'acqua, la fa diventare blu scura, sembra quasi un cielo, profuma tantissimo di lavanda ed è buonissima. Poi ho finito Brufolo Bill, che era un campioncino che mi era stato dato quando sono andata una volta da Lush. È praticamente un gel che va applicato direttamente sul brufolo. Se voi avete questo anestetismo, magari la sera vi struccate, detergete bene la pelle, prima di andare a dormire ne mettete proprio solo una goccia e nient'altro, non applicate nient'altro sopra. Questo nel giro di poche ore o pochi giorni, dipende da come reagisce anche la vostra pelle, vi disinfiamma la zona, asciuga e vi aiuta a far sparire più velocemente il brufolo. Sempre di Lush ho finito Paradiso all'improvviso, che era una crema idratante che mi era sempre stata data come campioncino. Costa parecchio, ma mi è piaciuta perché comunque è idratante, si asciuga veramente all'improvviso. Non avete tempo di finire di applicarla sulla pelle, che già avete la pelle asciutta. Non ho avuto abbastanza tempo per provarla, ma mi ha incuriosito perché comunque è adatta, secondo me, anche per chi come me ha la pelle già tendenzialmente oleosa, soprattutto in queste zone, in questo periodo in cui fa particolarmente caldo, in cui si suda abbastanza. Poi ho finito il Fate Voi, che è un sapone all'amarena, ciliegia, buonissimo. Ne avevo preso un piccolo panettino che ho tagliato in 3-4 pezzi e pian pianino l'ho consumato. Molto buono, profuma veramente anche il bagno, trovo che comunque abbia una profumazione particolarmente femminile. Poi ho finito il Non ti scordar di me, che è un... No, forse questo non l'ho ancora finito, ma l'ho abbastanza accantonato. È uno struccante per il viso sotto forma di crema. Contiene del miele, quindi è estremamente appiccicoso. Me ne è stato dato solo un campioncino, quindi forse ne ho ancora per un'applicazione, ma non so più dove l'ho messo. Non mi piace perché appiccica tantissimo e poi bisogna quindi avere un prodotto che va a rimuovere questo, che dovrebbe andare a rimuovere il trucco. Quello non ve lo consiglio e non lo comprerò. Poi ho finito sempre di Lush Buonanotte Fiorellino, che è uno sfumante che mi è stato regalato a Natale. Anche questo, forse di questo vi ho messo la foto su Instagram, è bianco, ha un bocciolo di rosa secco incastonato all'interno, quando si butta nell'acqua fa tantissima schiuma e rilascia tanti pezzettini di rosa essiccati, veramente molto rilassante. Poi ho finito un bagno schiuma More Muschio di Gandini, questo l'ho utilizzato proprio perché me l'avevano regalato, profumo artificiale molto stucchevole, e non lo comprerò più, non mi ha fatto per niente una buona impressione. Poi ho finito questo balsamo per il corpo, lavanda e sandalo del dottor Auschka, che avevo vinto nel giveaway di Norselido 87. L'ho finito perché purtroppo si è rotta la pompetta all'interno, non so se riuscite a vedere, sono arrivata bene o male fino a qua e non riesco più a prelevarlo, non riesco a staccare il tappo perché non riesco ad aprirlo. E oltretutto si tratta di un boccettone in vetro, non si riesce a prelevare e purtroppo è una cosa che non mi è piaciuta per niente.
In ogni caso, profumazione molto buona, ma purtroppo troppo pesante. A me piacciono le creme profumate, quelle che persistono, ma questa è veramente fortissima. Si sente lontano 3 miglia, quindi se uno va a spargere il burro su tutto il corpo, veramente ha un profumo che dà la testa, purché, nonostante sia molto buono, che purché, ma come parlo? Quindi vabbè. Poi ho finito 4 bombe per il bagno di questa azienda che c'è anche al Cosmoprof, che si chiama Bademesterei, non chiedetemi, è un'azienda mi pare austriaca. Modus rivende queste bombe da bagno che però sono diverse da quelle di Lush, perché comunque non friggono, non fanno particolari effetti nell'acqua. Anche di queste vi ho messo una foto su Instagram. La cosa particolare è che comunque tendono a rilasciare questa componente molto burrosa nell'acqua, quindi sono molto idratanti. E la cosa bella è che comunque sono rivestite di magari frutta secca, fiori secchi. Io l'ho presa il cocco, ai frutti di bosco, la lavanda e all'arancio. Non hanno comunque una particolare profumazione, ma sono molto carine, sono una coccola in più per il bagno, ma a questo punto preferisco Lush. Poi ho finito 2 prodotti che veramente mi pianto il cuore quando li ho finiti, della Lit Earl. Fanno parte di un set, sono disponibili appunto su internet nel set, e sono il tonico alla calendula e il detergente che contiene rosmarino, camomilla e eucalipto. Mi sono piaciuti tantissimo. Questo praticamente ha la pompetta, si schiaccia e rilascia un pochettino di crema che rimuove veramente benissimo senza comunque lasciare oleosa, e questo è un tonico che mi ha cambiato la vita. Dopo che ho provato questo tonico qua, tutti quelli che avevo provato prima mi sembravano acqua. Hanno un buon inci, non me ne capisco tantissimo, ma non vedo ingredienti schifosi. Magari mi informo un po' di più e poi eventualmente li ricompro, anche perché veramente mi sono piaciuti tantissimo, ma ho scelto di utilizzare per la mia skincare dei prodotti naturali, quindi magari vado un po' più a fondo a analizzare l'inci, poi li ricompro. Se voi ne sapete qualcosa in più di me, vi faccio vedere i nomi da vicino, così magari capite meglio di che cosa parlo. Fatemi sapere nell'info box, perché sono molto interessata. Sta per finirmi la batteria. Ho finito una maschera fresca, una maschera di Lush non fresca però, autoconservante, che è la mascherita piperita, un campioncino che mi era stato dato. Mi piace tantissimo perché è purificante e questo profumo di menta è veramente molto rinfrescante. Poi ho finito un campioncino di fondotinta di MAC, che è l'NC20 minerale. Non mi è piaciuto per niente, non mi è piaciuta la colorazione, che secondo me non è quella giusta, perché io dovrei essere un NV20, quindi probabilmente la commessa si è sbagliata. In più, nonostante io abbia la pelle grassa, mi forma e mi mette in evidenza tantissime pellicine in questa zona del viso, quindi ho sceno. Meno male che avevo provato il campioncino. E poi ho finito sempre di MAC il primer occhi, quello nuovo, che si chiama 24 ore, non ho granché da farvi vedere, concentrato di silicone puro, ma fantastico. Appena finisco l'altro pot che mi sono fatta dare con un altro ordine di MAC che avevo fatto, compro la full size. Andiamo veloce perché sta finendo il tempo a disposizione. Ho finito questo mascara della Rimmel Kate che mi ha lasciato un po' lì, per carità, sì, incurva abbastanza bene, ma con questo scovolino di questa forma qua mi macchiavo sempre. Me l'ha regalato mia sorella, nero, intenso, infoltisce abbastanza, però non molto pratico. E poi ho finito una serie di campioncini. Dunque, olio alla rosa moscheta e crema riequilibrante, fanno parte della linea di cui ho già comprato il tonico. Del tonico ve ne ho parlato nel video tag 15 prodotti che uso ogni giorno. Mi sono piaciuti, ho degli altri campioncini lì da finire, non vi posso dire granché fino a che non provo anche gli altri, perché non li ho usati con abbastanza frequenza, abbastanza costanza. Questi forse li ho aperti un giorno in cui avevo bisogno, ho preso la prima cosa che mi è capitata sotto mano. Crema idratante per il viso
di Anthos mi è piaciuta tantissimo, nonostante sia idratante, molto leggera, e va molto meglio questa qua di quella purificante, nonostante la mia pelle, ribadisco, sia grassa. È leggera, non mi fa sudare, la mia pelle non la ributta fuori, quindi probabilmente poi questo autunno magari la comprerò. Crema per il corpo alla calendula di Veleda, mi è piaciuta tantissimo, è soprattutto una crema per i bimbi, ma comunque la utilizzo anche su di me, idratante, nutriente, lenitiva, e mi è piaciuta tantissimo la profumazione. Quindi niente ragazze, stringo, vi saluto, vi ringrazio per aver visto il video e vado, perché altrimenti non abbiamo neanche più il tempo di dirci ciao!